Ciao a tutti, sono Giulia, una docente di scuola primaria vincolata a circa 800 km dal proprio comune di residenza. Sono vincitrice del concorso bandito nel 2020 e svoltosi di fatto tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. La gioia per la vincita del concorso è tanta, è il coronamento di anni di studio e sacrificio. D'altro canto, però, l'angoscia e le difficoltà che si ripercuotono sulla sfera affettivo-relazionale ed economica hanno un peso enorme sul benessere dei docenti vincolati. Troverei davvero ingiusto un eventuale diniego riguardo alla possibilità di poter presentare a breve domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico. Si sa, è risaputo che la richiesta, che il fare domanda di mobilità non implica il soddisfacimento della stessa. Il trasferimento è ovvio che vada in base alla disponibilità dei posti nel luogo verso cui ci si intende trasferire. Ci troviamo al centro di una controversa questione, secondo cui la Commissione europea, finanziatrice nel PNRR di fondi destinati alla scuola, imporrebbe il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per garantire la continuità didattica. È evidente che la continuità didattica non è garantita dai vincoli forzosi e gli adepti della scuola lo sanno benissimo. Per di più, il decreto legge 36 risulta successivo al bando concorsuale, dal quale dipendono le ultime assunzioni, il che pone diversi problemi riguardo alla sua applicabilità, nei confronti dei neoimmessi 2022-2023. Noi docenti vincolati, pertanto, auspichiamo ad un'interpretazione autentica della norma. E chiediamo in generale l'abolizione dei vincoli, poiché non garantiscono affatto la continuità didattica. Sono tantissimi i motivi per cui questo non ha modo di, tutta questa situazione non avrebbe modo di sussistere. Si sente affermare dalle forze politiche che l'Italia sta vivendo un periodo di inverno, il cosiddetto inverno demografico. Beh, se si nega già in partenza la possibilità di poter fare mobilità, risulta difficile pensare di poter mettere su famiglia a distanza, dal momento che i rispettivi compagni e mariti si trovano a tanti chilometri di distanza e hanno pertanto il lavoro nel comune di residenza verso il quale si chiederebbe il trasferimento. Personalmente vorrei essere una madre giovane e mi auguro che non mi venga negata quantomeno la possibilità di tentarci. Chiediamo a gran voce l'abolizione dei vincoli, sia per i neoimmessi, sia per tutti gli altri docenti che si trovano a vivere, una situazione di forte svantaggio. Ripeto, noi docenti non abbiamo mai preteso il trasferimento, ma quantomeno credo sia giusto chiedere all'unanimità la possibilità quantomeno di poterci provare, di poter provare a riavvicinarsi alle proprie famiglie.